Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video di cucina. Visto che ci avviciniamo a Natale, ho deciso di provare una versione innovativa del cotechino. Vediamo come. Per questa ricetta abbiamo utilizzato questo cotechino fresco del peso di circa 500 grammi. Per prima cosa dobbiamo mettere a congelare un litro d'acqua, il doppio del peso del cotechino. A questo punto imbustiamo il cotechino insieme all'acqua congelata e a un cucchiaino di sale fino, circa 8 grammi. Procediamo poi a condizionarlo sottovuoto con la macchina ad estrazione. Io ho deciso di metterlo ulteriormente in un altro sacchetto e rimetterlo sottovuoto per sicurezza. Lo mettiamo quindi a cuocere a 72 gradi per 18 ore. Attenzione che la busta galleggia, quindi noi abbiamo deciso di inserire un peso al di sopra della busta per evitare che vada al di fuori dell'acqua. Trascorse le 18 ore di cottura, possiamo toglierlo dalle buste ed eliminare il liquido dall'interno della busta, asciugarlo per bene e infine abbatterlo di temperatura. In questo caso noi utilizzeremo un abbattitore. Se voi non lo avete, potete rimetterlo sottovuoto dopo averlo asciugato ed inserirlo in una bacinella di acqua fredda con molto ghiaccio e lasciarlo per circa un paio d'ore. Al momento del servizio, dopo aver eliminato i lembi esterni, ho diviso il cotechino in 8 fette uguali. E infine le ho poggiate su una padella molto calda, lasciandole circa un minuto e mezzo per lato, in modo da creare una gustosissima crosticina esterna e riscaldare l'interno, lasciandolo molto morbido. Prima di procedere all'impiattamento, ho quindi deciso di andare ad eliminare questi lembi di grasso che si sono creati durante la cottura in padella. Allora ragazzi,
Come avete potuto vedere, la ricetta in realtà è abbastanza semplice, giusto un paio di accortezze come quella del ghiaccio congelato, se come me non avete a disposizione il sottovuoto a campana ma solo quello ad estrazione, e in realtà la ricetta è veramente abbastanza semplice. L'idea di tagliare a fette il cotechino per poi andarlo a finire in padella si è rivelata veramente vincente, perché la crosticina che si crea intorno alla fetta di cotechino è veramente spettacolare, veramente molto 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 croccante, ha un gusto che si avvicina a quello della salsiccia, diciamo, si discosta un po' dal cotechino classico, la crosta. All'interno invece rimane veramente molto molto morbido, il gusto di cotechino è quello classico e il connubio tra il croccante esterno e il morbido fuori è veramente spettacolare. A noi è veramente piaciuta moltissimo, quindi vi consiglio di provarla per queste feste natalizie o anche tutto l'anno, è veramente spettacolare. È una versione ovviamente alternativa che permette di scostarci un po' dalla tradizione e di andare a svecchiare quella che è il classico cotechino bollito con le lenticchie. Noi l'abbiamo poi servito in realtà con del semplice purè e l'abbiamo trovato veramente ottimo. Fatemi sapere se ci provate. Se non siete ancora parte di questa famiglia, iscrivetevi al canale per i nuovi video e se vi è piaciuto questo mettete mi piace, mi raccomando. Ci vediamo presto.